3 minuti, solo 3 minuti per parlarti. Qui innanzitutto per solidarizzare con la cittadinanza e per denunciare questo immobilismo complessivo che c'è. Non intendiamo sottrarci neanche noi dalle nostre responsabilità. Con questo complessivo rimpallo di responsabilità, questo continuo a aspettare che qualcun altro faccia qualche altra cosa, a cominciare dal governo che ha disatteso tutte le promesse fatte e anche da tutte le altre realtà istituzionali e anche politiche, soprattutto nazionali, ma credo in modo trasversale, con obiettività dobbiamo dire, legati da mille lacciuoli, da mille burocrazie, da fondi che mancano sempre, da interventi, quelli pesanti soprattutto, che non partono. In questo senso questa iniziativa vuole innanzitutto risvegliare le coscienze e le responsabilità di chi ha il dovere di procedere. E per quanto riguarda l'Italia dei Valori, è all'insegna di questo nostro nuovo impegno di passare dalla protesta alla responsabilità del governo. Siamo qui anche per dichiarare e per assumerci le nostre responsabilità anche con le istituzioni di centrodestra, anche con il governo centrale, perché alla fine tra un rimballo di impegni il risultato è che il paziente, in questo caso la città dell'Aquila, muore. Il problema non sono le elezioni in questo momento, perché mi pare che ai cittadini interessa non tanto il colore di chi governa, ma la risoluzione dei problemi. E sinceramente e con onestà intellettuale sarebbe un po' ipocrita dire che ci sia una sola istituzione, una sola forza politica che possa mettere il cappello di chi ha fatto il proprio dovere. E a questo punto io mi auguro che tutte le altre forze politiche facciano come noi, ammenta per non essere riuscita a fare tutto quel che l'Aquila ha bisogno e dichiara la propria disponibilità a collaborare, perché ripeto, la mera opposizione, la mera contrapposizione non serve a nulla. La manovra finanziaria da lei è stata giudicata iniqua e in quella manovra nessuna misura per l'Aquila, che invece tornerà a restituire tutte le tasse. Come credo voi sapete, l'Italia dei Valori anche al Senato e anche alla Camera, proprio in queste ore mentre stiamo parlando, ha riproposto almeno l'impegno per il doppio terremoto dell'Aquila e del nostro Molise, che venissero reinseriti quegli impegni economici e finanziari che non ci sono e che venissero tolte invece quelle gabelle, perché di gabelle si tratta quando si vuol far pagare a realtà così martoriate fondi, soldi, tasse, tributi. 3 minuti, solo 3 minuti per parlarti.